La cosa che diciamo, si richiama un po' questa è che verso metà film mi sembrava che fosse un film con lieto fine, un happy end. E invece ho apprezzato il fatto che diciamo la forza della mamma, la forza, la capacità di lottare ha ottenuto il risultato. E quindi questo poteva sembrare, poteva far immaginare un lieto fine, un happy end. In realtà il film rimane aperto alla fine per la problematicità che la donna pone all'uomo che parla del figlio, e veramente mette fortemente in contrasto poi fino alla fine la forza di questa donna e invece la superficialità che emerge in questo uomo, quindi questo contrasto tra i due protagonisti, insomma, di questa storia mi è piaciuto particolarmente. Se più grandi domande, diciamo, sono delle considerazioni che ho fatto, però se il regista vuole aggiungere qualche cosa sugli aspetti che io ho evidenziato, lo ringrazio. Grazie per il film. Thank you for watching my movie. I'm in heaven not only because of you, but I just came from the airport. Sorry, the wizard failed, and that's why. But it's not a jet lag. I came from Warsaw. It's not so far. Thank you for your words. So I think it's very easy to do a story like this, very regular, very normal way. But I try to find this story, stories maybe like this, because it's there's a lot of stories, true mothers, true life of mothers in Poland years ago and now. But with my crew, we're trying to find the other way to touch the heart, but not making some kind of the happy ending story, you know, because there is no happy end, I think. The happy end is in real life, when the mother has money, has a time to support the child. This is the happy end in our life, not in the movie. Allora, innanzitutto, grazie per essere qui stasera. Per me è come essere un po' in paradiso, in realtà vengo un po' dal cielo perché sono appena atterrato, effettivamente. Volo fino a poco fa, anche se non è stato un lungo viaggio perché arrivo da Varsavia, però sono felicissimo di essere arrivato per vedere la vostra reazione. Dunque sì, effettivamente con un argomento come questo è abbastanza facile fare un film dove si possa raccontare una storia in maniera normale e magari provare a trovare un happy ending, però certo senso sarebbe il modo di raccontarla con dei cliché che spesso vengono utilizzati ma che non sono la realtà. Diciamo che con la mia troupe abbiamo parlato con tante persone, perché effettivamente di madri che lottano per i loro figli, genitori che lottano per i propri figli con problemi come quelli che abbiamo visto, ce n'erano e ce ne sono tantissimi in Polonia. E abbiamo voluto raccontare la storia vera, e la storia vera non è la storia dell'happy ending. L'happy ending è effettivamente riuscire a portare avanti una vita e a dare una vita a questi figli, e quindi a vivere una vita con questi figli. Quindi quello che ci interessava appunto non era dare questo finale felice o sdolcinato assolutamente, ma raccontare realmente le cose. Ci sono altre domande? Volevo sapere come ha fatto a far recitare così bene il protagonista autistico, il bambino autistico, come ha fatto a farlo recitare così bene, mi sorprende. As you can see in this movie, there is a lot of child, little baby, and growing up, going to school, and this middle
Wojtuś. He's the real autistic child. Yes, yes, he's real. And we cooperate with him and with his parents, of course, on the set, film set, to make the right circumstances, the right opportunity for him, to make the right opportunity to him to be as not on the film set, to be like in real life. So I had a support from therapy center and therapist, psychologist, even my wife, she's a psychologist, she's over there, hi Anna. She was very supportive to prepare the child for acting, because you know this is the very difficult way to achieve this situation when kid on the film set is normal, is natural. Yeah? So we prepared for this shooting many months with psychologists, with main actor Gosia Goro, main character. She has a very good hands for child to, you know, I mean the connected between child and mother. She's mother now. She's very young mother now. The main actors. She has a 2 month baby now, and she hadn't an experience of child to be a mother when I was shooting this movie. So the group of people is the answer, I think. Ma allora, diciamo che la risposta in realtà sembra quasi più semplice di quello che potrebbe essere, nel senso che ci sono vari bambini, perché ci sono i momenti di crescita del protagonista, e il bambino appunto che vediamo più spesso è effettivamente un bambino autistico realmente. Come abbiamo fatto a preparare questo bambino a recitare? Abbiamo cercato, io ho avuto un grosso supporto da parte di psicologi, una mia moglie, e anche un'altra assistenza psicologica per preparare. Abbiamo lavorato con il bambino e con i genitori del bambino, con la famiglia, per creare per il bambino una situazione di set, tra virgolette, che fosse in realtà per lui una situazione di realtà. Quindi abbiamo creato un set su misura per lui, in modo tale che quello che noi filmavamo, che succedeva, fosse per lui come un pezzetto di realtà, e quindi lui ci si sentisse a suo agio. Quindi diciamo, ci abbiamo messo dei mesi effettivamente per riuscire a instaurare questo rapporto, per instaurare un rapporto fluido e molto bello fra la protagonista, la madre, che ha un ottimo, un fantastico rapporto con i bambini, e adesso ha un bimbo di pochi mesi. E abbiamo lavorato proprio dei mesi per poter creare questa sorta di realtà che fosse per questo bambino. Per noi era il nostro film, ma per lui era una realtà, e quindi credo che per la cosa, il nostro modo di lavorare sia stato cercare di creare una situazione di realtà. You know, I use less words than you. No, okay. So what was important to me to was to make this story, make this movie, but no harm in the kids. You know, it was very important. That's why I needed the support of parents, of mothers. And for instance, I had a situation when one of these kids started, he was crying very, very much. I was shooting during that, and my heart was crying too, because I thought, no, stop, you must stop the camera, it's too far. And his mother behind my back said, don't worry, it's always in my home. It's the same situation. He's crying all the time. Do not stop camera. It's for me, it was very important information that I do not cross the river, the border. You know, it was very important, because it's very easy to tell the story without no limit about people, morality. If you are trying to do to tell the story other people about the weak people, the people in need, you do not cross the border. This is very important, because the cinema is about, from my perspective, cinema, making the movies is
It's like a way of life to support people in need. It's only my opinion, of course. Per me era importantissimo in questa storia cercare in tutte le maniere di non ferire i bambini, i protagonisti del mio film. E allora per me è stato estremamente importante avere il supporto psicologico e il supporto della famiglia dei bambini con cui ho lavorato, perché il cinema è un modo in cui talvolta potrebbe essere molto facile raccontare delle storie superando i limiti del dolore, della moralità. Io mi sono ritrovato in un paio di momenti in cui c'erano delle scene in cui il bambino piangeva e io avevo proprio la tentazione di spegnere la macchina da presa e dire basta, no, devo farlo smettere. E la mamma del bambino dietro le mie spalle diceva no, vai avanti perché lui fa sempre così a casa, adesso tra un po' smette, ma è la sua realtà. E quindi credo che la cosa più rispettosa, cioè credo che il cinema possa essere un modo per mostrare le persone, le storie magari delle persone più deboli, persone che hanno più bisogno di aiuto, ma la cosa più bella che si può fare nei loro confronti dal mio punto di vista è la cosa più rispettosa è mostrarle come sono veramente, avendo, non superando appunto i limiti di cui parlavo prima. Abbiamo un'altra domanda. Anche qua, anche un'altra. Stasera. Volevo chiedere qualcosa del contesto storico in relazione alle date che ha scelto per inquadrare la vicenda, e poi se c'era anche una relazione con l'aspetto del rituale del calendario. Grazie. Yes, of course. When we're talking about the calendar, this is the time moving, you know, this time change. So I decided to tell the story of the very peculiar time when the times is changing, like in the almost Bob Dylan song, you know. We've got the communist in Poland and free election, and suddenly, after one day, our country should change ever. In every direction. It's impossible, of course. It's impossible in this story can tell us the put the light of the situation like this. You can notice the police, there's a sign on the police, milizia and policia. You know, this is the symbol of the time changing, yeah? But of course we can put something on the wall, paint something, but it's only on the painting. What should happen inside the people to change, to really change, to achieve the real change? This is the story about. A lot of course, a lot of situation changed in Poland, in our country. The situation is different, but I read this film because I met a lot of mothers in very, very bad life situation. After almost 30 years, after the situation, what changed? This is my question. This is my ask for our state in Poland. What changed? They are still living in a very bad situation with a child like this. And this is, I do not agree with a situation like this. Because how many water in the river should fall down to change this situation. So it was very interesting that the same time when this movie was in Poland in cinemas, we got the protest strike, single mother with child like this. It was absolutely accidental, absolutely. And we put together the situation and made this action, strike action against the situation. It's not as film about the autism. It's not a film about the medical care in Poland. It's a film about look around. There is man and woman that need your help. This is the figure of humanity, or from my perspective. Partendo dall'ultima cosa, il discorso del calendario chiaramente è effettivamente la dimostrazione del passare del tempo. E
E il passare del tempo nel film, la mia idea era dimostrato un po' proprio come dice Bob Dylan, i tempi cambiano. I tempi cambiano storicamente, nel senso che nel periodo che vediamo nel film, in teoria la Polonia passa dall'essere comunista a non essere più comunista, e in teoria così le cose dovrebbero cambiare da un momento all'altro. Quindi vediamo che da un secondo all'altro cambiano le scritte sulle macchine della polizia, la milizia diventa polizia, altre cose dovrebbero cambiare da un secondo all'altro, ma bisogna rendersi conto, e il film in realtà è proprio su questo, bisogna rendersi conto che in realtà per avere un vero cambiamento devono cambiare le menti e la mentalità delle persone, e questa è una lotta che bisogna fare tutti i giorni. Noi ci siamo, per esempio mentre giravamo il film, è capitato per puro caso che c'era una protesta di delle madri single, e abbiamo unito casualmente le due problematiche con il film, che alla fine quindi in realtà non diventa soltanto un film sull'autismo, ma sulle problematiche dell'umanità, nel senso sul fatto che se ci guardiamo tutti attorno abbiamo tutti dei problemi che sono in discussione, e tutti dobbiamo cercare di guardare a quelli degli altri per aiutarci a vicenda e vedere come andare avanti. Ci sono anche in Polonia un sacco di, abbiamo trovato che ci sono un sacco di madri che hanno le stesse problematiche raccontate nel film. Come hanno risolto il problema dopo 30 anni che la Polonia non è più comunista? I problemi sono sempre gli stessi, quindi se non cambiano realmente la mentalità della gente, non ci si guarda negli occhi gli uni con gli altri, alla fine non cambia niente. Avevamo forse un'altra domanda altrove? No. Very good training, yes, for this guy. Non hai bisogno della palestra, tu. Buonasera, ragazze. Volevo chiedere, siccome la cosa che mi ha colpito di più è la domanda che si pone la donna sul cosa succederà quando non ci sarà più io, ed è effettivamente uno dei problemi più grossi che non consente di parlare di happy ending al di là di quelle che sono le scelte narrative. Volevo sapere se in Polonia esiste una legge, noi in Italia dal 2016 abbiamo una legge che chiamiamo appunto così del dopo di noi, che non risolve ovviamente il problema, ma che comunque pone attenzione e cerca di creare i presupposti per occuparsi di queste persone con fragilità quando non ci sono più i genitori. Volevo sapere se in Polonia esiste, perché quello che emerge dal film è una grande arretratezza, però in quel contesto storico era diverso, volevo sapere oggi com'è. Grazie. You mentioned the scene with this question, what happened, what would be with you when I will die? This is the question, yeah? This is the question. So this is the very important question, because I think that in every mother and father, the question is still without any asking, without any, how I should put to. Well, I mean, you know, I made a huge research. I met a lot of mothers before I started writing the script, and you know, I met the same question in every part. That was this question. Okay, I think I can even imagine what must be inside head and heart of people like that. Yeah, when you look at the mirror, that's why I decided to use the mirror. Because this is the reflection of our life, reflection of our present and future at the same time. So when we're talking about the law, so in Poland there is a law, and every mother and or father can receive the 500 euro as a support, and it's okay, but if you take it, you can't work. There is no work permission for mother and father if you take this support from the state.
this is crazy. This is absolutely crazy because my friend, she is a writer, very good, famous Polish writer. She has two daughters with autism, and there's a problem because she received 1,000 euro every month for two daughters. And what with her writing? What with her tantiums from writing? The Polish state prepared the law for this hardworking people, I mean parents, where there is no permission for different work. But you know, the 100 euro for two kids with autism, for instance, it's impossible to survive. It's impossible. That's why a lot of mothers started to protest. And I was very surprised because for me it was new situation because I wasn't in this world before. And suddenly I noticed that there is a huge problem still living in heart undercover, you know. And our premiere was at the same time as the strike this woman started. And I think 2 days ago, it was another edition of the strike. The problem isn't solved. Allora, in effetti io ho avuto, prima di scrivere la sceneggiatura di questo film, ho avuto contatto con moltissime madri con problematiche di questo tipo e effettivamente nelle conversazioni la domanda effettivamente cosa succede a questi ragazzi, a queste persone, quando se noi non ci siamo, effettivamente è venuta fuori praticamente con tutti. Ed è un po' il motivo per cui poi ho scelto di mettere nel film alcune scene con lo specchio, perché lo specchio è proprio quello in cui vediamo noi e la madre è sempre insieme al ragazzo e quindi non può immaginare lui senza di lei. E dal punto di vista della legge, in Polonia c'è una legge assolutamente assurda che in teoria dovrebbe tutelare i genitori che hanno dei figli con disabilità o con problematiche come l'autismo. È una legge che consente di ottenere 500 euro per figlio, per esempio, con autismo, però impedisce al genitore di fare un lavoro, di lavorare. Quindi se uno prende il sussidio non può lavorare. Quindi io per esempio ho una cara amica che è una scrittrice che ha due figli affetti da autismo, quindi lei prende dallo Stato 1000 euro per questi due figli con cui è impossibile riuscire a, in qualche modo a sopravvivere, ma lei non può continuare a scrivere. E, diciamo che è una cosa, molte madri, soprattutto madri singole, appunto vi dicevo prima che c'era uno sciopero in corso quando abbiamo fatto la prima del film, stanno protestando contro le leggi di questo tipo e sono ancora in sciopero, forse si sta muovendo qualcosa, però è una cosa oggettivamente assurda per cui si sta lottando per questo. C'è tempo per un'ultima domanda, direi, se facciamo arrivare, direi che è l'ultima perché poi dobbiamo. Allora, io ho una domanda molto semplice, a parte che voglio dire che sono polacca anch'io, 40 anni che abito in Italia, è quello che mi incuriosisce dopo 40 anni che vivo fuori dalla Polonia il linguaggio polacco attuale. Vedo che abbonda molto in parolacce, cazzo vaffanculo è molto abbondante sia in film sia anche in libri, perché l'Europa è fatta tantissimo. E volevo sapere se è esattamente così o solo per esigenze del film. Che differenza è fra una persona che ha solo educazione elementare, parla, e un laureato che parla? Perché dai film e dai libri non vedo nessuna differenza. Grazie. So, you know, this is a story about life. There must be a real language
came from the straight real life. That's the, I think that was my way, you know. This is the, this is, of course, it's not a documentary movie, but it's not a literature, it's not a romance. Ma in realtà effettivamente quello che avete visto è abbastanza reale, effettivamente, perché siccome sì, io non è un documentario, però comunque era, è un film sulla vita reale, quindi è effettivamente così, probabilmente nel, nell'ambito che io ho filmato, effettivamente la lingua è quella, effettivamente. Io concluderei qui nei a questo punto perché abbiamo un'altra proiezione dopo. Ringrazio molto Jacek di essere stato con noi e ricordo al pubblico di votare.